Enogastronomia, cultura, arte, natura e musica. È stata un vero successo la prima giornata di Cartoceto dopo il festival, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva giunta alla 45esima edizione. Ad organizzare l'evento è il comune, la Proloco cittadina e il consorzio di tutela e valorizzazione della DOP Cartoceto. Tanti visitatori provenienti anche da fuori regione, dall'Umbria, dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, e buona l'affluenza per tutte le iniziative in programma. Al taglio del nastro, seguito come da tradizione dall'esibizione del corpo bandistico, erano presenti alcuni rappresentanti della provincia e della regione, autorità militari e religiose, i principali partner culturali del festival e la delegazione della città tedesca Hügelsheim, con la quale Cartoceto celebra quest'anno i 20 anni di gemellaggio. Dividerei, diciamo, tutte quelle che sono le attività in due macro contenitori. Da un lato quelli che sono i laboratori del gusto, le degustazioni, non soltanto quelle legate al mercato dei produttori dell'olio DOP Cartoceto qui in piazza, ma tante aziende agricole, i laboratori di Food Brand Marche, i laboratori del consorzio di tutela di degustazione, dopodiché le degustazioni a teatro, l'aperitivo in piazzetta gestito dall'AIS Marche, insomma davvero tanti momenti di degustazione d'eccellenze. Dall'altro, momenti ricchi, altrettanto ricchi, legati all'arte, alla musica, anche qui i concerti al Teatro del Trionfo, le marching band, giochi e spettacoli di strada per bimbi e famiglie, premiazioni e attività legate un po' ai protagonisti di questo nostro territorio, che ricordiamo sempre non coincide soltanto con quello di Cartoceto, ma ricomprende anche parte del territorio comunale di Fano, tutto il territorio comunale di Monbaroccio e anche parte del territorio del comune di Colli al Metauro. Anche quest'anno, inoltre, è stato riproposto lo spettacolo di videomapping ispirato alla figura di Renata Tebaldi, il soprano amatissimo che durante la Seconda Guerra Mondiale sfollò a Cartoceto e si esibì per la prima volta al Teatro del Trionfo, dando avvio a una carriera superlativa che l'ha portata a conquistare una stella sulla Walk of Fame. A 100 anni esatti dalla sua nascita, un tributo sentito e dovuto che si colloca all'interno di un percorso di narrazione di un territorio intero, dei suoi personaggi e delle sue eccellenze. Di grande raffinatezza poi il concerto con lo storico pianista di Mina, Danilo Rea, e il fisarmonicista Luciano Biondini. E poi le mostre, quella degli artisti locali e quella dedicata a padre Stefano Pigini e al maestro Mario Dondero. Infine il moto incontro delle Benelli, che ha raccolto a Cartoceto tanti appassionati, e i sentieri verdi in bici e a piedi, che hanno interessato i viandanti innamorati del territorio ed entusiasti della visita ai frantoi. Come tutti gli anni, i primi di weekend di novembre la Proloco e l'amministrazione organizzano questo ormai evento da 45 anni e quest'anno abbiamo riproposto lo stesso format dell'anno scorso, quindi una struttura elegante, uno stand della Proloco e del consorzio ben visibili, quindi quest'anno abbiamo ripetuto lo stesso format e speriamo che la gente affluisca e venga a trovarci nel pomeriggio. Come al solito la Proloco ringrazia tutti i volontari. Abbiamo proposto uno stesso menù, un menù tradizionale, sia qui che all'Osteria del Teatro, quindi chi ha degustato e cosa sanno che la Proloco comunque propone quello che è sul territorio, quindi prodotti tradizionali a chilometro zero, quindi chi viene troverà prodotti di ottima qualità. Ed ecco qua il premio per l'oliva più bella, il vincitore Cesare Mariotti, se lo aspettava? Ma veramente ci abbiamo messo tutta l'intenzione nel selezionare dell'oliva il più bella possibile, però non me l'aspettavo e ringrazio molto chi ha fatto la valutazione. Il festival torna domenica 13 novembre, ancora una volta alla scoperta di sapori, culture e tradizioni tributate all'olio DOP Cartoceto.